Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Video che sarà molto breve, infatti è un'edizione flash di Intanto in Thailandia, in quanto darò solo la comunicazione fatta dall'ambasciata italiana a Bangkok, che mi è stata segnalata da Valerio, che saluto e ringrazio, Valerio. E poi darò anche la comunicazione di come si è concluso il sondaggio che avevo lanciato nella giornata di ieri. E ripeto, sarà appunto un video molto breve perché in genere di domenica, cioè oggi, io pubblico un solo video che non lo pubblico e faccio la live. E nelle ultime settimane, se mi segui, insomma, saprai che sto invitando degli ospiti e quindi faccio una live, un video solo la domenica. Però oggi, proprio per leggere la notizia, sto facendo questo flash. Prima di passare a questo flash, ti inviterei a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre ti invito a iscriverti, come sempre, al mio canale di Telegram, Intanto in Thailandia, chiocciolina, il link lo trovi in descrizione. Volo speciale Thai Airways, Bangkok-Roma, 25 maggio 2020. Thai Airways ha deciso di effettuare un volo speciale lunedì 25 maggio con partenza dall'aeroporto di Bangkok Suvarnabhumi alle ore 8 del mattino e arrivo a Roma Fiumicino il 25 stesso alle ore 14.30. Business class 77.790 Thai Baht, pari a 2.350 Baht, Economy Class 29.900 Thai Baht, pari a 855 euro. Si tiene a precisare che prezzo, orario di partenza e di arrivo e le altre condizioni del volo sono decisi unicamente dalla compagnia aerea. Chi è già in possesso di un biglietto della Thai Airways e non ha ricevuto oggi una mail dell'ambasciata perché non è inserito nei nostri elenchi, può scrivere a ambasciata.bangkok@esteri.it per ulteriori informazioni. Il biglietto può essere acquistato con le seguenti modalità: bonifico bancario in Thailandia sul conto della Thai Airways International Co. Ltd. presso la Krung Thai Bank. Tale bonifico può essere anche effettuato senza necessità di avere un conto corrente in Thailandia con il pagamento in contante presso qualsiasi filiale della Krung Thai Bank. Oppure bonifico bancario sul conto in Italia intestato a Thai Airways presso la Banca Nazionale del Lavoro, Roma, Bissolati, Largo Santa Susanna, eccetera, eccetera. Poi metterò tutti i dati sotto in descrizione, quindi se serve il numero di conto corrente lo trovate sotto in descrizione. Oppure acquisto con carta di credito presso l'ufficio della Thai Airways a Bangkok il 21 o 22 maggio. La conferma del bonifico deve essere inviata all'indirizzo email bkk@accounting.thaiairways.com oppure chartercrisis@thaiairways.com indicando nome e cognome del passeggero. Si prega di inviare una conferma dell'acquisto del biglietto anche ad ambasciata.bangkok@esteri.it. Bene, questo era l'annuncio dell'ambasciata, quindi ci sarà questo volo che bisogna vedere se sono rimasti ancora posti liberi in seconda classe, cioè in economica, o se è rimasto solo i posti della prima classe, quindi 77.000 baht. Non lo so, bisogna andarsi a informare. Detta questa notizia, volevo aggiornarvi sull'esito del sondaggio che ho fatto sul mio canale Telegram. Bene, facendo la premessa che questa domanda è rivolta solo alle persone che hanno intenzione di trasferirsi definitivamente in Thailandia,
La domanda era: che tipo di attività vorresti svolgere in Thailandia? Le persone che hanno risposto a questo sondaggio sono state 8 e 3 hanno dichiarato di voler fare il nomade digitale e corrisponde al 38% delle risposte. Altre 3 persone hanno risposto di voler fare il pensionato, anche questo il 38% delle risposte. Il 13%, quindi una risposta soltanto, vuole fare l'imprenditore e un altro 13%, quindi un'altra risposta singola, vorrebbe fare il dipendente presso una ditta thailandese. Bene, questi i risultati del sondaggio di ieri. Quindi stanno in testa pari voti sia il nomade digitale che il pensionato. A proposito di pubblico ristretto, ragazzi, se volete partecipare al prossimo sondaggio, vi inviterei a iscrivervi al canale Telegram Intanto in Thailandia. È scritto chiocciolina Intanto in Thailandia. Vi iscrivete, il sondaggio che è ancora in voga, diciamo quello del momento, lo trovate fissato in alto, quindi potete benissimo andare a rispondere al sondaggio. Ma passiamo all'argomento clou. Oggi pomeriggio alle 14.30, oggi domenica 17 maggio alle 14.30, ci sarà la live con come ospite Giulietta. Che è una ragazza italiana che precedentemente faceva l'hostess per una compagnia aerea in Italia e poi ha mollato tutto e ha deciso di trasferirsi a vivere a Pune. Ma ci sarà lei a raccontarci questa storia e ci racconterà da quanto tempo vive a Phuket, come vive, insomma. Bene, per questo flash di Intanto in Thailandia è tutto. Ti inviterei a lasciare un like, a condividere questo video sui tuoi social. Inoltre, sei invitato oggi pomeriggio alle 14.30, oggi domenica 17 maggio del 2020, sei invitato alla live delle 14.30. Mi raccomando, non mancare, condividi questo video e quando sarai nella live condividi il link della live sui tuoi social, se vuoi, se no, per amici di qui. Ciao!